Mi chiamo Roberto Casalone, sono un cooperante, assisto il consolato ucraino da diversi anni. Nello specifico, ahimè, questa tristissima coincidenza dell'invasione da parte della Russia mi ha visto ovviamente dare la mia disponibilità fin da subito nel campo della difesa civile, quindi nell'organizzare quello che può essere un programma di orientamento e successivamente di formazione da parte italiana per chi ha dato la sua disponibilità in qualche modo a cooperare in questo frangente con le autorità ucraine e con la popolazione ucraina. Che cosa possono fare gli italiani che vogliono andare a dare assistenza, a dare il loro supporto in Ucraina? Noi italiani abbiamo una grandissima esperienza e formazione in protezione civile, siamo famosi nel mondo, ma la protezione civile, ahimè, arriva sempre dopo, quando una tragedia c'è già stata e quando bisogna ripulire le macerie di ciò che c'è stato. La difesa civile è una cosa diversa. Faccio un esempio. Ho visto autisti di ambulanze che a domanda precisa, tu sapresti guidare un'ambulanza quando cadono i colpi d'artiglieria sulla strada? No, perché nessuno mi ha mai detto come fare. È difesa civile. Dove mettersi quando cadono dei colpi? Ma nel film vedo che si mettono dietro le automobili. Non è così, ve lo posso dire con cognizione di causa. Bisogna mettersi dietro il blocco motore o dietro il cerchione di una ruota. È una cosa banale, ma nessuno la insegna. Ecco il senso della mia precisa volontà di imporre questa logica partendo da Milano. Sarà difficile, sarà lungo, ma ci dobbiamo arrivare. Perché quello che loro vivono oggi, noi potremmo viverlo domani. E Dio non voglia che a noi, mondo occidentale, abituato ad avere tutto, debba viverlo. Al momento sto finalizzando il reperimento di una sede idonea per fare attività formativa. Parliamo di moduli formativi basici, quindi per dare i rudimenti del non farsi ammazzare. Quante persone parteciperanno al primo corso di formazione? Di italiani avrò avuto circa 150 richieste da ogni parte d'Italia. Togliendo i problematici, così sgombriamo il campo da colori, da schieramenti, da posizioni, ragionevolmente potrei contare su una cinquantina di individui, ambo sessi, età media parliamo di 25-30 anni. La mia idea è quella di creare dei team multidisciplinari, in questo senso mediati dall'esperienza delle forze armate o dalle forze di polizia, parliamo di 4 più 1 come modulo minimo, uno specialista per le aree tematiche basi come la combat medicine, come la logistica, le telecomunicazioni, una persona capace in una materia, un team leader mediamente capace in tutte, ogni operatore in grado di sostituire o affiancare il collega in caso d'emergenza. Per questo voglio poche persone, ma in grado di fare tante cose. Chiaramente i team possono essere assegnati a più zone per poter aiutare più province, più città. Devono essere autonomi per potersi spostare e servire più aree possibili.